Gennaro Campolaro, volevo salutare i consiglieri Fri, Danna Sergio e Franco Russo. Il nostro amico Gaetano Moccia è stato candidato nelle liste 12 nel marzo scorso, il dottor Maglione del Mattino, la dottoressa Massimo di Casa da Lua e i collaboratori della Web TV Unica Channel. E soprattutto agli amici che veramente mi sostengono sempre, sono sempre presenti e non mi lasciano mai. Premesso, detto questo, io sarò brevissimo perché darò spazio all'intervento di altri. Noto in sala persone autorevoli, veramente il senatore Casillo, noto l'amico grazioso del FLI, noto gli amici dell'MPA, mi fa piacere, guardate che l'MPA, ne abbiamo questi giorni, abbiamo discusso molto, voi sapete il terzo polo, il primo polo, chiamatelo come volete, ma è il partito della nazione e noi saremmo lieti, veramente lieti, se con noi partecipasse pure l'MPA. Guardate, l'UDC in Consiglio Comunale ha sofferto veramente, politicamente parlando, ha sofferto, è stata mortificata l'UDC, è stata mortificata perché e noi stavamo al potere, se così si suol dire, stavamo in amministrazione, avevamo due assessori, avevamo due dirigenti, avevamo il vice sindaco, assessore ai lavori pubblici, due dirigenti importanti. Ebbene, come dice il nostro leader nazionale, l'onorevole Casini, il nostro presidente, noi non siamo attaccati alle poltrone, guardate. Se non avessimo avute, insomma, sicuramente qualcuno avrebbe potuto dire vanno a caccia di qualche posto. No, noi i posti li avevamo, li abbiamo lasciati, perché non si faceva la buona politica. E noi vogliamo fare da solo una buona politica. Vedete, hanno cercato in tutti i modi di dividerci, hanno utilizzato tutte le maniere, non ci sono riusciti, perché l'UDC, tranne qualche piccola incomprensione che abbiamo avuto circa qualche anno fa, però da persone insomma pacate, appunto intelligenti, ci siamo guardati, va bene, abbiamo trovato l'unità, abbiamo trovato la coesione, siamo oggi un partito compatto, non ci sono riusciti a dividerci, non ci riusciranno mai. Noi ci auguriamo che veramente alla prossima tornata elettorale veramente possiamo dare una risposta a questa città. Da tanti anni purtroppo insomma si sono viste poche cose. Speravamo che, quando dicevano il nuovo, speravamo che questa amministrazione guidata dal sindaco Ferrara avrebbe imboccato un'altra strada, avrebbe fatto qualcosa per questa città, così non è stato, per cui noi abbiamo deciso, ma con grande sofferenza, abbiamo deciso di voltare pagina. Io mi auguro che veramente prossimamente il Partito della Nazione, che vedrà impegnati tutti i nostri amici, me compreso, veramente riusciremo a portare Casoria veramente dove merita, dando veramente soddisfazione alla città, ai cittadini. E saluto pure l'amico Laudiero che è venuto con un folto gruppo di disoccupati. Effettivamente noi dobbiamo tutti insieme, con grande sforzo, dare una risposta alla gente che ha bisogno. Grazie.